Più di 3 tamponi su 10 positivi in provincia di Cuomo, mentre il dato scende al 7% sui tamponi rapidi riservati al mondo della scuola. Abbiamo incrementato in modo esponenziale i test, dice Marco Magrini, dirigente di ATS Insubria. Nell'ultima settimana abbiamo fatto il 20% del totale dei tamponi di tutta la Lombardia, quando la nostra popolazione è il 10%. Nel periodo dal 13 novembre a oggi, nel territorio comasco che fa capo alla TS Insubria, sono stati effettuati 20.537 tamponi e il 31%, 6.374, è risultato positivo. I casi stanno ancora aumentando, ma la velocità di crescita è diminuita e speriamo di vedere iniziare la fase discendente, dice il direttore sanitario della TS, Giuseppe Catanuso. Dal 2 novembre scorso a Como vengono effettuati anche i tamponi rapidi riservati a studenti e operatori scolastici al termine della quarantena. Il dato dei positivi si ferma al 4% complessivamente nella TS Insubria, spiega Magrini. I contagi sono chiaramente inferiori alla media in ambiente scolastico rispetto ai dati generali. Nelle prime 2 settimane a Como sono stati effettuati 3.419 test rapidi e circa il 7%, 239 in tutto, sono risultati positivi. Un dato superiore alla media del territorio della TS Insubria, ma notevolmente inferiore rispetto ai dati dei test sulla popolazione in generale. Meno di uno studente su 2, tra quelli in quarantena, viene sottoposto al tampone. Nelle prime 2 settimane si è presentato solo il 45% del totale di studenti e operatori che sono stati invitati perché a fine quarantena.